a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Mr. Prepper, cioè il signor Peppe è tornato amici e siamo qua con una nuova puntata. Allora, andiamo subito a mangiare, inizialmente si mangia, poi andiamo direi da questa parte qua, sì, dovremmo avere qualcosa qua, infatti abbiamo un buon libro qua, abbiamo 160 di peso, questo lo aumenta, dovremmo riuscire... Che cavolo è successo? 180, eccolo qua, 180, infatti, parito, ma 180, benissimo. Allora, andiamo qua, riceviamo questa, andiamo a prendere l'acqua, perché ci serve subito l'acqua, andiamo qua, vai, vai di acqua, apri qua, dentro l'acqua, bagniamo qua, via. Ma bisogna fare un sacco di cose e parlare della scorsa puntata e di questa che andremo a fare. Nella scorsa puntata sostanzialmente abbiamo fatto tutto il deserto e abbiamo capito dov'era Front Observer. Infatti, chi osserva l'osservatore? Vai a Front Observer. Allora, io andando a vedere qua le missioni che abbiamo da fare, credo, spero di non sbagliarmi, ma posso immaginare che sia così, che fondamentalmente qua forse è finito anche il vetro. Oh yes, credo che dobbiamo andare a Front Observer perché completa la fase 4, ci serve il modulo del controllo razzo, tra l'altro 90 passa di vetro, ve lo dico, e il modulo del controllo razzo secondo me è a Front Observer, cioè, ma tutta la vita per forza. Trovo un oggetto offensivo illegale, boh. E poi basta, perché le altre secondo me sono tutte, compresa trova un oggetto offensivo illegale, immagino che sia, sono tutte missioni secondo me secondarie. Ora qua di benzina ne abbiamo, sti cavoli se ne abbiamo, ne abbiamo un sacco. Allora io devo, vorrei, anzi vorrei andare là però pronto, cioè il pronto possibile. Riusciamo qua a comprare qualcosina, anzi qua da giù abbiamo le bombe, i cavoli, abbiamo un sacco di soldi, ho venduto un sacco di roba, molto bene, coltelli non li vende, mannaggia lui, ma commerciamo, siamo due di fiducia, non male, questo vendiamo, ok, molto bene, abbiamo altro che possiamo vedere, sì, il cetriolo non lo vuole Jenny, non vuole il cetriolo Jenny. Che detta così è brutta, eh? È veramente brutta. Allora, facciamo una cosa. Andiamo qua, apriamo questo. Dunque, abbiamo 9 di zuppe. In realtà ne abbiamo già 2. Quindi io farei un così. E direi che ce le possiamo portare tutte. Tanto il resto non ci interessa niente. Questa me la mangio. Così siamo a go-go. Qua direi di portarci tutte le zuppe qua, ok, e le bombette, e le bombette qua abbiamo, vediamo un attimo che armi abbiamo, abbiamo l'ascia, ce la portiamo dietro, queste cose ce le portiamo dietro, 135 di munizioni perché ho dovuto prenderle, riposiamo e poi partiamo subito per la missione, che bisogna subito andare in missione. Oh, quindi, oh, arriva anche lui, perfetto, andiamo qua, ce le portiamo dietro, questi soldini qua ce li portiamo dietro, credo che abbiamo tutto, ok, scarichiamo questo, allora vai giù Mr. Prepper, ricevi qua sta roba, mettiamo via il libro, abbiamo già letto quindi non ci serve, qua sarebbero pronte le arance ma chi se ne frega, andiamo da questa parte qua, dobbiamo andare a Front Observer, che mi avete tra l'altro scritto, e Yamon, guarda che Front Observer serve fare un viaggio incredibile, cioè i tuoi viaggi che non vuoi fare nel deserto, lì devi fare un viaggio lunghissimo. Quindi recuperiamo 5, 10, 15, 20, cioè tutto. Penso anche del metallo a questo punto, bisognerà riparare la macchina che l'abbiamo lasciata lì a marcire. Direi un 10 su via, massimo 10 per riparare la macchina. Non dovrebbe essere più riparabile secondo quello che mi avete scritto. Quindi direi che siamo a posto. Abbiamo le bombe. Sento abbaiare dei cani. Abbiamo le bombe. Cavolo, sti cani. Abbiamo le bombe. Ma cos'è? Ma dove sono? Ma no, niente. Boh, sentivo abbaiare dei cani. Allora, usiamo questa tizia qua. Guardate come cammina. E andiamo a questo punto alla discarica. Allora, vediamo un attimo. Qua
ripariamo. Infatti è massacrata sta macchina. 3 di metallo, va bene. Li abbiamo. Separa. Facciamo 3 di metallo. Ma buttiamoli tutti dentro. Chi se ne frega, ripara. Facciamo prima così. Ok, alla grande. Ok. Perfetto. Ora guidare. E guidare dobbiamo mettere dentro 5 di qua, 5, 5 e 5. Perfetto, tutti 20. E guardate qua, guida al forte. Andiamo. Questo sono cavoli, mi sa, perché qua mi sa che ci sarà da fare una bella strada. Me l'avevate detto, quindi proviamo a farla. Magari ci fossero tutti i salti così, ma non credo. Però vediamo un attimo se abbiamo preso un po' di dimestichezza. Sti cavoli. Vai, un paio di saltini, dai, giusto per un paio di saltini. Sta diventando buio, tra l'altro. Ma credo che sia cioè, ho sbagliato il salto? Cioè, mi stai dicendo che ho sbagliato il salto? Bravo, Amon, complimenti. Ecco, è sbagliato anche questa, Amon. Amon, non stiamo andando bene. Siamo già a metà macchina, brutta storia. È già buio. No, il cactus, non dovevo girare, fa niente. Andiamo dritti. Saltiamo. Bene, non si vede una ceppa di niente. Cioè se arrivi... che cavolo, non l'ho visto, dai. Ok, siamo messi già male. Già siamo messi male, amici. Ah, Amon. Ciao, ciao Amon. Ciao, ciao, ciao Amon. Ciao. Siamo tornati qua? Vediamo un po' se possiamo... Magari... Allora, riparare sicuramente dobbiamo riparare. 12 di metallo. I cavoli, bene. Allora, molto bene. Mi piace questa cosa, che abbiamo provato ad andare, ma... Come l'altra volta, no? Come l'altra volta. Abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Torniamo a casa, recuperiamo la benzina e andiamo il giorno successivo, direi. E allora via, andiamo in discarica. Dunque, ho già riparato la macchina, così facciamo prima. E che cavolo... Via, andiamo qua, guidare, vai. Ah, allora, mettiamo dentro la benzina, per fortuna non ne serve tanta, e guidiamo fino al forte. E Amon, vai, ce la devi fare, ce la devi fare, cioè... qua è un bordello. Qua è veramente un bordello perché ci sono ste rocce qua. No, mamma mia, avevo schiacciato una volta in più. Che cavolo. E poi diventa buio. Prima è diventato buio subito. Ora non so se sia una cosa voluta oppure no, ma tant'è che... Sta parte del gioco, vi devo confessare, non mi piace molto. Nel senso che... ci può stare questa parte. Meccanica diversa. Però è fatta male. Nel senso che non è proprio responsiva. Cioè, vi assicuro che non è facile evitare gli ostacoli perché non risponde subito il gioco. Risponde a tratti, soprattutto guardate qua un rischio, abbiamo preso. E poi di notte non si vede una mazza. Cioè, non capisci dov'è la tua strada. Cioè, qua non pensavo neanche che fosse la strada, cioè... Ma non era la strada qua, dai, ma è buggata sta cosa. Ma è buggato. Mamma mia. Adesso di notte non si vede niente. Cioè non si vede niente. Io cosa dovrei fare qua di notte? Cioè veramente. Cosa devo fare? Guardate lì il cactus lì. Non era da sterzare. Dai che ci sta andando bene con un po' di saltini. Questo va evitato. Ok. Questo va evitato. Ok. Questo va evitato. Molto bene. Questo va evitato, dai che sta sorgendo. C'è un coso, guardate il coso, cos'è un UFO quel coso rosso in alto? Forse ho schiacciato un po' prima ma ci è andata bene uguale, questo va evitato. Vai 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 vai, qua non va fatto niente, dai un saltino, no niente, niente saltino, dai. Non la roccia, non la roccia. Non la roccia, non la, qua bisogna sperare di, è già passata la notte. Ma quanto deve durare sto coso? Credo che fosse la famosa roba che abbiamo preso un paio di missioni fa, quella roba per resistere di notte. Penso. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio anche qua. Dai, 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 dai.
Cioè, bisogna fare giorno e notte per quanto? Per 20 anni? Cioè, mi sembra esagerato, dai. Quanto sto guidando? Da 3 ore? Dai, su. Cioè, 3 ore, da 3 giorni praticamente. Dai, su. Su. Vai. Vai, vai, alla grande. Qualcosa è successo. Siamo arrivati da qualche parte. Front Observer entrata. Wow, Front Observer entrata. Già bordello. Prepariamo. Cavoli. Prepariamo tutte le armi di distruzione di massa. Ok, molto bene. E sti cavoli. Poi. Poi. Vabbè, poi. Non è morto il serpente maledetto. Mangiamo, mangiamo. Tanto abbiamo cibo. Abbiamo cibo. Vabbè, poi basta. No, ce ne sono altri. Cavolo, io vorrei preparare la pistola. La pistola, la pistola. Dammi la pistola. La pistola. Ah, forse è finita anche qualcosa. Forse è finito. Va bene. Meglio così. Ah, questo è il famoso Front Observer, quindi. Molto bene. Wow. I cavoli. Chi è? Benvenuto a Front Observer. Poi dico Front ogni tanto, ma è Front Observer. Questa è l'Ellipse. L'IA di sicurezza, l'intelligenza artificiale della base. Benedici il presidente. Inserisci la tua carta di accesso. Aspetta, forse questo funzionerà. Credo che sia la carta che avevamo preso. Grazie, controllo dello stato. Identità confermata, benvenuto a Fort Observer, signor Prepper. Ah, mi conosce? Si prega di lasciare tutti gli oggetti non autorizzati all'esterno prima di entrare in Fort Observer. Il cibo è consentito, per favore metti tutti gli altri tuoi averi nella scatola. Ah! Di cavoli, qua ci sono delle scatole. Ah, qua! Cioè, devo scaricare tutto. Tutta sta roba? E anche l'ascia, tutto? Questo? Cibo, ho mai detto che posso portarlo, io non porto. Allora, vediamo un attimo. Qua, questo. Vabbè, questi no, questi no, questi no. Questo me lo può. No, questo me lo tengo qua. E questo me lo tengo qua almeno. Via questo. No, 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 che via questo. Questo ce lo teniamo che è fondamentale. Via qua, via qua, via qua, via qua. Direi che adesso possiamo entrare. Quindi proviamo a entrare adesso. Sarà entrare da qua? È chiuso. È chiuso. Forse dobbiamo usare ancora qua. Qua ci sono altre scatole. Si prega di lasciare. Ok, ma ho lasciato su. Il cibo è consentito. Per favore metti tutti gli altri tuoi averi nella scatola. Ah, forse anche il caschetto? Cioè. Anche lo zaino? Così. Ma almeno lo zaino lasciamelo. Prega tutto. Tutto. Solo il cibo possiamo portare. Sì, 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 va bene, va bene. Sì, ho capito, ho capito. State tranquillo, ho capito. Via. Oh, là. Apri. Ah no, non l'avevo messo. Forse lo zaino sì. No. Niente, anche lo zaino. Cioè tutto. Tutto. E anche questo. Così. Ancora. Ma scusa, ma non ho niente. Ma ho qualcosa ancora che non vedo. Ah vabbè, ci sono tutte ste cose. Ah, forse lo zaino si poteva anche il caschetto. Forse sono queste cose qua. Che è la scheda di accesso a Front Observer. Così? Ingresso autorizzato. Goditi la tua giornata lavorativa a Front Observer. Perfetto. Quindi questo e questo lo possiamo mantenere. Perfetto. Questo lo mettiamo qua. E questo lo mettiamo qua. Vai. No, via, vai. Entriamo a Front Observer. Dirò Front Observer non so quante volte, ma è Fort Observer. Molto bene. Allora, qua ci sono un sacco di roba. C'è un aeroplano qua, ispeziona. Nascosto. Maledetto. Questi aerei da combattimento sono un po' obsoleti, ma sono comunque adatti per compiti di sorveglianza e controllo base. Sì, assomigliano molto agli aerei quelli della Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente. Qua non c'è niente. Qua c'è altro, sì. C'è un bel portone qua. Un bel portone. Sembra abbandonato. Sembrano quei bunker che ci sono nella... per antiatomici sostanzialmente. Qua c'è qualcos'altro. No. Sembrerebbe di no. Però c'è la porta lì. Ecco, qua è successo qualche danno.
sta facendo qua? Si sta muovendo da solo, il personaggio ha anche sonno. Tra l'altro, ma abbiamo una di quelle bocce da bere. Ah, dannazione, sembra davvero familiare. Sì, ricordiamoci che lui ha i dubbi che... Dubbi? Che lui possa essere già stato qua o comunque far parte di quella... di sti tizi. Quello d'oro, una miscela di metallo, ruggine e alcuni prodotti chimici, è stranamente familiare. Ah, questi possiamo prenderli? No. Non mi permette di prendere. Questi cavolo, sei pure arrabbiato. Usa. Una bevanda energetica per 5 monete. Suona bene, vabbè. Prendiamone un'altra. Buona questa qua. Mangia. Oh, ne prendiamo magari altre due, tanto. Male non fanno. Non so cosa servono, comunque. Andiamo qua, ispeziona questo. Niente di che. Dobbiamo andare avanti? Non c'è altro? Sembrerebbe di no. Qua c'è un quadro. Usa, cioè. Questo corridoio conduce alla caffetteria della base. Me lo sono appena ricordato. Ricordo di aver incontrato persone, facce felici, spirito di squadra, gustosi mac e formaggio. Bei tempi. C'era spesso una faccia che mi sorrideva. Ho incontrato questa persona più tardi. Dannazione, non lo so, è tutto nebbioso. Allora... No, però guardate, guardate il tizio qua. Ma non è lui. Beh. A me sembra lui, guardate. È lui. È lui. È lui. Oh, è una foto di gruppo di qualche tipo. Diamo un'occhiata. Lancio del serpente di bronzo risalente a diversi anni fa. Facce felici, facce serie, facce di orgoglio. Sono praticamente dei satelliti, quello che abbiamo letto. E c'è, oh merda, non di nuovo, sono io proprio qui. E infatti è lui. Stavo costruendo quella cosa, il serpente di bronzo. Ah, e forse è questo il serpente di bronzo. Sì, Brazen Serpent. Questa è la piccola cosa di metallo che causa tutti i nostri problemi. Un satellite che ci rende insensibili, docili e violenti. O violenti. Qua c'è il prodotto, qua c'è la Dr. Prepper. Quindi questa qua è proprio la Dr. Prepper. La bevanda energetica Dr. Prepper. Io non mi sono mai... Cioè, non ho mai visto che c'era scritto Dr. Prepper. Forse sì. Area 1. Bene, bene. Area 1, andiamo a vedere. E questo qua. Prendi. Si arrabbia? Sì, si arrabbia. Ok. Non mi permette di prenderlo. Questa è tipo una... Boh, sembra tipo una torre di controllo. Ci sono altri PC, non ho idea se dobbiamo fare qualcosa oppure no. Non ne ho idea. Però se accendono in sequenza, qua c'è l'area 2 e qua c'è una sorta di laboratorio. Guardate il vetro qua. Ispezioniamo questo. Questi strumenti, questa camera di prova, tutto suona come un campanello. Perché? Oh no, no, penso di ricordare come una scena di un'altra vita. Animali, cani credo, nelle camere di prova, bombardato dalle onde. I cani che attaccano altri cani come se fossero diventati rabbiosi all'istante, facendo a pezzi quegli altri cani. Non basta cani, e basta cani e lupi. Più tardi i cani sono seduti accanto a quelli uccisi, ancora insanguinati, ma ora docili e con gli occhi vuoti. Perché me lo ricordo? Ha fatto degli esperimenti sui cani, giustamente. Giustamente, vuoi non aver fatto esperimenti sui cani? Cioè... Comunque è in stato di abbandono totale. Passiamo all'area 2. Questo credo, Proviamo a muoverci. Oh, Fort Observer magazzino. Allora, qua abbiamo un sacco... Fucilazzi? Un letto per dormire anche. Molto interessante qua. Qua? Ah, questo forse è il livello... Quello che non abbiamo fatto mai nella base. Credo. Nucleo, il nucleo dell'intelligenza artificiale di sicurezza di Fort Observer. Cavolo c'è scritto qua? Modulo. Ah, forse è il modulo di controllo. Qua c'è uno zaino. Ok, allora questo afferra. Ah, si spegne il. Giustamente. Ok, aspettate, proviamo a leggere. Il nucleo. Il nucleo dell'intelligenza artificiale di sicurezza di Fort Observer. Scusate, possiamo smontarlo? Sì. Se lo scompongo? Il modulo di controllo del razzo! Molto bene! Quindi,
Allora, adesso, scusa, adesso me ne posso andare? Adesso lo rimetto qua? Posso rimetterlo qua? Sì? Ok, però non funziona senza parti interne. Dovrei escogitare una sorta di sostituto. Ah, il falso nucleo. Si fa con 10 di plastica e 15 di elettronica e questo coso qua. Un falso nucleo AI con un interno personalizzato. Sti cavoli. Però qua c'è un po' di roba. Io me la tiro su. Non sa mai che serva. Apriamo anche questo. Roba da mangiare. Qua c'è un computer. Vediamo se ce lo fa prendere. No. Non mi permette di prenderlo. Lo zaino sì. Computer no. Perché è acceso, tra l'altro. Ma io queste me le prendo. Sai mai che... Allora... Ah, qua c'è altra roba, attenzione. Qua c'è altra roba. Barili. Allora, posso immaginare che il problema sia riferito a questo. Cioè al fatto che comunque c'era dentro il nucleo. Quindi riproviamo. Secondo me adesso ce lo fa afferrare. E infatti ce lo fa afferrare molto bene. Quindi penso, presumo, che la cosa da fare è scomporre. Scomporre il più possibile e recuperare pezzi. Pezzi li recuperiamo, quindi afferriamo anche questo. Crea, tac, scomponi. Allora, dobbiamo arrivare a 10 di plastica e 15 di elettronica. Guarda qua che ce n'è uno in boscata. Pensavi, eh? Che cavolo, ce n'era uno bello imboscato, vai. Scomponi anche questo, vai. Vediamo un po'. Allora, il nucleo qua lo possiamo rifare. Forse lo possiamo rifare perché non c'è tutta la roba qua. E quindi dobbiamo andare a riprenderla. Guardate, qua c'è un computer comunque. Cioè, imboscato. Però in realtà, facendo così... Allora, facciamo una cosa. Mangiamo una di queste, ok? Che sennò magari si addormenta, sa cacchio che cacchio succede. E direi di scomporre questa. E poi andiamo a letto. Wow, possiamo farlo, perfetto. Adesso direi di andare a letto. Così ci si salva anche il gioco. Innanzitutto, prima di andare a letto, vediamo se ci sono altre cose. Io un altro fucile me lo afferro volentieri. Serve niente, averne due. Apriamo qua. Qua c'è da mangiare. Ci hanno lasciato tanto da mangiare, quindi immagino che questa potrebbe essere anche una sorta di missione finale, qualcosa del genere. Non lo so. Facciamo una cosa. Andiamo a dormire. Così in teoria il gioco si dovrebbe salvare, spero. Noi dovremmo ricaricare, nel senso, le energie. Infatti, cavolo qua... cavolo, oggi dovrebbe arrivare il tizio lì. I cavoli. E se arriva e non ci siamo, si incacchia. Brutta roba. Brutta roba, veramente. Ho avuto un attimo di tentennamento, ma comunque... Port Observer, magazzino, ok, ci siamo. Direi a questo punto di provare a creare il nucleo, questo finto, il falso nucleo, lo costruiamo, molto bene. Dovremmo mangiare qualcosa, ah, molto bene, molto bene, eccolo qua. Allora, mangiamo qualcosa, tanto abbiamo un sacco di roba, mangia qua, ma la grande proprio. Ok, adesso a questo punto mettiamo il nucleo qua. Ma in realtà, se abbiamo il modulo di controllo del razzo, in teoria dovremmo tornare a casa. Scusa, metto questo qua. Ciao, sono io, Ellipse, l'intelligenza artificiale di sicurezza di Fort Observer. Non mi piace quello che hai appena fatto. È arrabbiato. Bene, ora puoi passare, dai. Non sono affatto arrabbiato. Ci stava prendendo in giro, per caso. Non lo so, però abbiamo tutto in realtà. Che ci frega, noi adesso possiamo tornarcene indietro. Penso. Era di qua? Forse sì. Penso di sì. Bloccato, eh. Brutta storia. Cambiata anche la musica. Attenzione, cos'è quella carica lì? Grazie, ora sarai eliminato come minaccia alla sicurezza. Ora di mettere Fort Observer al primo posto. Sì, quindi... Che è sta faccina qua? Usa?
Ah, c'è USA adesso. Ah, gli togliamo l'energia, fantastico. Vabbè, qual è il problema? Come così? Abbastanza facile, mi sembra. Zoomiamo un attimo indietro. Oh, guarda, bello comodo. Tanto le sedie si muovono. Vabbè, non mi sembra nulla di difficile. Fatto! Chi ci voleva, scusa? Troppo facile? Si è ricaricato. Con più barre adesso! Quello è stato il tuo ultimo attacco non provocato e vile. Che cavoli. Mo? Aia, 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 mi sa che qua ci fa male. Sta crollando la roba. Che cavoli, adesso come cavolo facciamo a... Ah, ok, c'è questo. Usa. Funziona, sì, funziona ancora, perfetto. Ok. Dobbiamo solo stare attenti a quel massi che cadono. Penso. Sti cavoli, direi di sì. Ste sedie qua... Ah, sì, sì, ci fanno male. Ci fanno male. Sto attento con il mangiare. Cavolo, però cadono a raggio, cadono. Cioè, cadono così, non... Che cavoli. Vai, basta? No, ancora, basta. Magari, Amon. Ti piacerebbe, Amon, che finisse qua. Invece no, ecco qua, usa. No, maledetto, da dove sei qua? Usa. Oh, beccati questo qua. È saltato il computer addirittura. Sono fatto malissimo. Usiamo il 2. Ok, vai qua. Usa. Usa ancora. No, no, niente. Usa questo. Usa. Niente. Che cavolo. Adesso. No, no, no. No, 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 no. Calmi. Addirittura in testa. Dai, calmo. No, 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 no. Mi sono fatto male. Se no, niente. Cioè, mi sono fatto la cagata. Una grandissima cavolata. Ma va bene. No, 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 stai qua, stai qua. Ok, con calma, con calma. Dai, sti computer. Che cavolo è quello che si accende? Non si accende più neanche un computer. Buon uomo, non si è acceso più neanche un computer. È qua il monitor. Eccolo. Più che buon uomo, buon computer. Scusa, sempre qua, eh. Andato? Bella la musica. No, si è ricaricato ancora. Oh, cavolo. E mo? Sono il cambiamento che stavi aspettando. Eppure i monitor viaggiano qua. Sì, e adesso? Cioè, mi sta tirando... Ah, anche i monitor esplodono. Sì, ho capito, ma quindi... questi qua esplodono, tipo le granate. Mangiamo per sicurezza. Diamo un bel po' di alimento. Oh, eccolo qua. Usa. Maledetto, via. Adesso fa una combo fuori. Ah, un monitor è segato. Usa. Vai, via, via, spostati da qua. Usa. Ok, usa. Ok, usa. Via, via, spostiamo. No, 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 no. Ho sbagliato a spostarmi da qua. Due. No, no, vai via, vai via, vai via, vai via. Due ancora, vai via, vai via. Tutte me le sto... sì, va bene, va bene. Con calma, con calma. Stanno cadendo molto velocemente. Zoomiamo indietro. No, sì, ciao. Quello mi prende sempre... sì, vabbè, poi. Mi prende sempre. Non fa tanto danno, ma... Quindi? Eccolo qua, vai. Che cavolo. Posso farti male ancora, no? Via via qua. Dobbiamo ottenere un po'. Eccolo qua, eccolo qua. Vai. No, 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 no. In testa. Me li sono presi tutti in testa. Vai, usa. Ok. Dobbiamo stare un po' più al centro perché... Poi mi prende con tutto il maledetto. Cavoli. Più pericoloso i massi che cadono velocemente così. Sono veramente pericolosi. Intanto mangio. Eccolo lì, usa. No, non ho fatto in tempo. Non so se funziona quando è rosso, però. Non ho ancora capito, sinceramente, questa cosa. Nah. Questo sicuramente funziona. Via, maledetto. Non posso farti saltare in aria, no? Ah, che cavolo, poi...
Usa. Atto. Forse ci siamo. Basta livelli, per piacere. Sì. Ok. Posso andare? Ma questi posso afferrarli? Sì, ma questa qua è una roba buona, se ci serve sta roba qua per... Io la scompongo tutta, Ma io la scompongo tutta. Troppo pesante. Va bene, ma io adesso la scompongo tutta. Posso andare... Una sedia di mezzo. Posso andare qua? No, non mi fa più andare all'area 2. Cavolo, adesso sono troppo pesanti. Non possiamo scomporle. Che cavolo. Possiamo tornare all'ingresso? Sì. E all'uscita, a questo punto. Purtroppo c'è da dire che... E ci fa uscire... Uscire non si sa dove. Non esce però. Che cavolo sta andando il tizio qua? Dobbiamo fare qualcos'altro. Forse si sì, va, bisogna schiacciare sulla porta. Cioè, che senso ha? Va bene, ora possiamo tornarcene con... eccezionale. Possiamo tornarcene via qua. Quindi abbiamo capito che lui alla fine era uno scienziato. Quindi semplicemente uno scienziato. Ed è scappato via da qua. Forse ha capito... Il dramma è scappato via con quel coso lì, con quegli aerei lì che abbiamo visto atterrare là. Non so se ci fa prendere tutto, infatti. Ok, non ci fa prendere tutto. Dunque, proviamo a... indossare qua, mettiamoci questo qua, questo qua, questo lo buttiamo che è rotto. No. Non tutto. Va bene, questo magari non lo usiamo, questo sì. Questo lo possiamo lasciare qua, chi se ne frega, andiamo. Torniamo. Guidare. Non mi farà fare la strada di ritorno, spero, No, torniamo da giù, vai, alla grande. Torniamo da giù. Vediamo se c'è giù anche. Magari gli parliamo, se c'è. No, non c'è. E pareva se c'era giù. Non c'è. Possiamo tornare a questo punto, direi, a casa. Alla Mr. Prepper Home. E... oh. Cosa ci fai tu? Portato una lettera. Allora... innanzitutto afferriamo questo, troppo pesante. Vabbè. No, c'è un problema in tutto ciò. Oggi era il giorno in cui doveva arrivare il tizio. Non è che mi ha mandato qualche lettera proprio il tizio lì. Allora, via le bombe. Bella l'arma lì. Ok, via. Via questo. Iniziamo a toglierci tutto quello che abbiamo. Che magari arriva il tizio. Ma in realtà volevo metterlo qua. Ma comunque va bene anche mangiato. Vabbè, mangiatelo, vabbè, ho già capito. Va bene. Va bene, via questo. Questi li possiamo tenere. Questi qua nei materiali. Via. Questi qua nei computer. Va bene, computer. Via. Questi li teniamo, ovviamente. Magari li mettiamo anche meglio. Dopo vediamo. Sta arrivando, Credo che stia arrivando. Eccolo qua. Guardate. Via, signor Prepper. Devi... No, non ricevere. Afferra. Non abbiamo tanto tempo. Non ispeziona. Afferra sti cosi. Afferrali. Vai, veloce. Giù. Buttiamoli da qualche parte. Abbiamo un coso vuoto. Mamma mia. È proprio il tempo... alla cavolo, buttiamo dentro, via. Ok, non ho niente di... credo. Forse solo lo zaino, via anche lo zaino, ok. Copriamo qua. Dai, su, veloce. Copri. Ok, e qua c'è la gente, vai.
La gente non è successo niente. Sono tornato da Fort Observer, ma non è successo niente. Allora, vediamo un po'. Ci ha dato questo. Questo qua non ha trovato niente. Va bene, ok. La casa non è pronta, è meglio che mi sbrighi. No, veramente l'ha già fatto, ma va bene, ok. Allora, andiamo a vedere un po'. Qua leggiamo il giornale. Ok, blackout. Ma qua è arrivato qualcosa. Farmaco che ti terrà sveglio tutta la notte. Perché? Perché sta roba? Va bene, allora. Ah sì, giusto, scopri. Ok, allora facciamo una cosa. Qua serve 50 di plastica e 20 di elettronica. Facciamo già subito questa puntata. Ah, qua è saltato tutto però. Cavoli. Ricarica. 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 Questi vanno perché qua c'è il power up. Qua c'è il power up. Eccolo qui. Ah, ecco. E poi avevo messo anche il power up qua. Qua avevo messo un power up. Guardate. Che è questo qua. E sostanzialmente questo crea oggetti più velocemente. Infatti dentro qua adesso li ha creati velocemente. Già da un paio di puntate che ce l'ho, ma non ve l'ho fatto mai vedere. Colpa mia. Ora, io mi riprenderei le mie cose, sinceramente. Questi non ci servono per ora. Per ora però. Questo non ce ne frega. Questo qua sì. No, questo no. Questo sì, questo sì, questo sì. Apriamo qua, ci sono tutti questi. Questa. Dove cavolo è finito lo zaino? Lo zaino dov'è? Step Prepper, dove hai messo lo zaino? Ah no, ce l'ho già qua. Ok. Allora, zaino, dentro, dentro, dentro. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Ok, siamo già messi bene. Qua abbiamo 50 plastica, 20 di elettronica. Quindi 50 di... 20 di elettronica ce li abbiamo. Quindi, e 50 di plastica. Io farei quello. Vediamo cosa succede. Una bella puntata più lunga del solito. Chi se ne frega. Allora, crea. E noi... No, crea un cavolo. Crea. Ma perché crea? Mettiamo fuori i secchi. Crea. Ma perché crea? Oh, ah, sono rimasto scombussolato. Mamma mia. Vai, vai più in qua. Scusa, signor Prepper. Rimetti fuori tutto. Sa perché mi ha dato ancora quel? Forse perché posso tornare a Fort Observer? Che senso avrebbe tornare a Fort Observer adesso? Non ha senso. Però, tant'è che... Va bene, 50 e 20 direi che possiamo metterli qua. No, non volevo là. Va bene. Bene, ora facciamo... Leggi. Abbiamo tutto. Ah, 10 di tessile. Andiamo. Ho dimenticato 10 di tessile. Va bene, ok. Puntata lunga, amici. Chi se ne frega. Andiamo sulla puntata lunga. Anche perché dopo di questo sono curioso di vedere cosa c'è. Quindi tessile 10. Va bene, 10 li abbiamo. Abbiamo tutto. Abbiamo anche altri computer, sinceramente. Comunque, leggi, vai. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Trovo un oggetto offensivo illegale. Bah. 20, 20, questo, questo e questo. Mangiamoci uno di questi perché si è messo male a costruire. Vorrei mai che si addormentasse nel bello. Ora, vediamo un po' come si trasforma il razzo. Vai, vai signor Prepper. Trasforma il razzo. Chissà se adesso mancano dei pezzi. Oppure no, cavolo. Però mette dentro tutto qua, guarda. Tutto messo con i bulloni. Però è eccezionale, guardatelo. Mamma mia. Mamma mia, guardate qua. Wow. Già notte. Guardate. È fatto. Ah, è finito. La mia piccola cosa brillante e completa, l'ultima parte del mio ultimo piano di fuga. La procedura di lancio può essere avviata in qualsiasi momento. Ora devo solo pensare se c'è ancora qualcosa da fare a Murraki, a questo posto. Non ci sarà modo di tornare indietro, non questa volta. Ah! Quindi siamo a posto! Quindi in teoria... Lancia il razzo! Possiamo già farlo. Ma tutto ciò è fantastico.
Ma è veramente fantastico. Io quasi quasi dormo. Faccio passare la giornata. Vediamo se possiamo commerciare qualcosa. Direi di no. Ma a parte che nell'inventario non abbiamo una mazza, quindi c'è poco da fare. No, volevo vedere se c'era altre cose. Magari facciamo un giro da giù qua, da in discarica, che non l'abbiamo visto. Magari ci deve dire qualcosa. Non lo so. Eccolo qua giù. Parla. Ciao Prepper, non ho niente eccitante per te in questo momento. È lo stesso vecchio della discarica, ma vi prego di farmi visita di tanto in tanto. Non ci dici niente. Cioè, ci siamo fatti il mazzo e tu non ci dici nulla? Cioè, ma davvero? Non ci dici niente? E ci siamo fatti il mazzo. Beh, direi che vado a dormire allora. Allora, una nuova bella giornata. Ora, ho pensato, ma se prima di partire prendiamo vetro, elettronica e metallo, facciamo un upgrade, perché no? Tanto vetro, elettronica l'abbiamo, metallo anche, cioè abbiamo tutto, così almeno facciamo anche questa, giusto per farla. Vediamo se è identica a quella di Fort Observer. Stavolta l'ho detto giusto, non ho detto Front Observer, ma Fort Observer. Bene. Guardate qua, la grande proprio. Ma in realtà abbiamo fatto, penso, tutto. Allora, vediamo un attimo. C'è l'asciugatrice che non ho mai capito, utile per essiccare. Ah, ok. Forse per essiccare questi e poi fare la Mr. Prepper serviva l'asciugatrice. Interruttore discoteca. Solo per il divertimento la discoteca non è morta. Interruttore. Per accendere e spegnere la luce. Ok, c'era già tutte ste robine qua. Il generatore ti permetterà di diventare indipendente dal tuo fornitore di energia. Divora carburante come un mostro. Ok, è tipo questo, ma questo andrà a benzina. Penso. Riempilo di carburante e rifornirà automaticamente tutti i generatori nella stanza in cui si trova. Non male, c'è un pacco di roba che si poteva fare. Irrigatore. Riempilo d'acqua e innaffierà automaticamente tutte le piante nella stanza in cui si trova. E questa meraviglia di tecnologia moderna raccoglierà l'acqua per te, fantastico. Vedete quante robe ci sono. Tra l'altro in questo gioco si può giocare ovviamente anche in come survival. Cioè quindi senza la storia, survival e via. Che l'hanno aggiunta tempo fa, uno degli ultimi aggiornamenti di questo gioco. Beh, ma sapete cosa vi dico? Io mo parto col razzo, ma chi se ne frega? Lancia il razzo. Ho fatto tutto. Potrei già volare via, occuparmi di affari in sospeso mentre sono ancora qui. Ah! Abbiamo degli affari in sospeso? Che affari in sospeso? Attenzione, c'è qua qualcuno. Qua il tizio lì del Joe lì, boh, come cavolo si chiama. Bene, cosa vuoi? Quello della miniera. Buongiorno signor Prepper, spero che la tua piccola escursione sia andata bene. Bob, non mi aspettavo la tua visita, il viaggio è stato davvero illuminante. Ma Bob, perché sembri così serio? È successo qualcosa? Dico sul serio, perché ho una proposta seria per te, a nome degli insonni. So che dopo essere tornato alla base militare ora sei vicino al raggiungimento del tuo obiettivo. Sappiamo che hai quasi finito con il razzo. Oh, quindi stai guardando da vicino i miei progressi, penso che dovrei essere orgoglioso. Non preoccuparti, non vogliamo entrare nel tuo piccolo veicolo, ma vogliamo sfruttare il momento del lancio per condurre la nostra azione. L'abbiamo chiamata Operazione Risveglio. Certo che l'hai fatto. Quando lanci il tuo razzo attirerà sicuramente l'attenzione di tutti. Gli agenti occorreranno come matti. La gente normale di Murakville probabilmente guarderà con stupore. Ed è qui che entriamo in gioco noi. Usiamo il caos per distribuire volantini, fare graffiti e regalare un po' della nostra miscela antisonno. Wow. Oh, dai, via adesso. Da tempo sospettiamo che il controllo mentale sia più debole quando provi forti emozioni e quando ti accade qualcosa di molto insolito. Ah, quindi loro sfruttano quello per far propaganda, sostanzialmente. Questo è il motivo per cui crediamo che l'operazione sveglio sincronizzata con il tuo lancio possa spingere alcune persone fuori dallo stupore. Noi, gli insonni, ci occuperemo quindi di loro. La resistenza crescerà e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Bene, se è quello che vuoi, spero di essere lontano da qui quando inizierai a risvegliare le persone. Preferiamo la resistenza alla fuga, ma tutto ciò di cui abbiamo bisogno da te è un segno quando sarai pronto per il lancio del razzo. Quando sei pronto, accendi questa luce rossa nella tua camera da letto, quindi attendi il nostro arrivo prima di iniziare la procedura di lancio. Ho dato un pulsante, un interruttore. Luce rossa? Fatto, solo bisogno di risolvere alcune questioni in sospeso prima di andare. Grande, ci vediamo il giorno d'operazione, Prepper. Ma io sinceramente parto subito, ma che cavolo me ne frega di
Cioè di risolvere proprio per cosa quella missione lì. Ma chi se ne frega, nel senso. Ma allora, dove cavolo è questo qua? Fatemi vedere. Attivalo al primo piano per dare agli insoni il segnale finale. Non si può tornare indietro con. Ma io lo attivo subito, lo metto qua, tac, lo attivo. Chi se ne frega, cioè sei arrivati praticamente alla fine del gioco. Accensione, vai. Oh oh. Ok, la luce è impostata, ora aspettiamo solo gli insonni. Va bene. Dovrei uscire a cercarli. Beh, cioè, o sono qua, o sono qua. Saranno qua. Insonni, dove sono? Qua. Insonni, sì, infatti, vedete. Oh, eccoli qui. Vediamo l'inventario. Un po' che arriva. E arriva lui. Il minatore. Solo Bob. Arriva Bob. Sta andando Bob. Parla. Ehi, hey, salve signor Prepper. Ciao Bob, sono contento di vedere che hai trovato un po' di tempo per fermarti prima della grande operazione. Sei preparato? Senti le persone cantare? Ironia, Prepper, non credi nella nostra causa. Oh no, non è quello. È solo che sono più giocatore solista e non mi vedo marciare dietro gli striccioni. Ma ti auguro tutto il meglio. Pensi di aver possibilità oggi? Siete pronti? Come lo saremo mai? Non abbiamo niente da perdere se non catene. Mi piace l'atteggiamento, ma c'è una cosa, Bob. Per quanto riguarda le persone che amano così tanto la libertà e odiano la sorveglianza, hai fatto la tua parte di osservazione, giusto? Oh, intendi osservarti dove vamo per capire il tuo caso e come avrebbe potuto aiutare la nostra lotta. Già dall'incidente aereo sapevamo che c'era qualcosa di speciale in te. Hai iniziato a ingannare l'agenzia. Vi ricordo, lui è caduto, praticamente è successo così, è caduto con l'aereo. Forse stava scappando, forse stava incutendo timore a loro. Non si è ancora capito. Cioè, sempre per il controllo mentale. E da lì abbiamo iniziato a usare il personaggio e man mano abbiamo scoperto le cose. Ingannare l'agenzia molto presto. La maggior parte di noi insonni richiedono un certo sforzo per rimanere fuori dall'influenza del serpente di bronzo, che è quello che abbiamo inventato noi. Barriere fisiche, evitare il reset notturno, contatti regolari con altre persone risvegliate, esercizi di concentrazione. E sembravi sfidare il lavaggio del cervello con la pura forza di volontà e tenendoci occupato notevole. Il tuo esempio ci dà speranza. Siamo molto grati di averti dalla nostra parte. Grazie, signor Prepper. Prego, non pensare che poi non ci chiamiamo probabilmente così, non lo so. Prego, non pensare che mi dimenticherò tutto questo. Non andare a livelli inferiori della miniera, però. Buona fortuna oggi. Possa l'intera città avere essere insonne. Fiduciosamente, buona fortuna con il tuo proiettile di metallo lucido. È stato un piacere conoscerti, Prepper. Allo stesso modo, Bob, sei il mio rivoluzionario topo di biblioteca preferito. Stai attento. E ora che me ne vada, buona fortuna là fuori, addio. Addio. Ok, cioè, praticamente gli insonni c'era solo lui. Non ci sono altri insonni. C'è un casino bestia. Quindi possiamo andarcene? Cioè, possiamo lanciare il razzo? Teoria? Così? Oh, è finalmente arrivata la fine. Un piccolo momento. Ok, lancerò, A voi okay, non è tradotto. Arrivederci. Ok, e si parte! Che cavolo! E si parte. Bello, tutto mezzo nudo lui. Ma va bene. Un razzo. Grandissimo. Grandissimo. Grandissimo, vai. Parti, parti con sto razzo, sperando che vada. Poi con una bombola di idrogeno, poi. Cioè, poi. Mamma mia, guardate. Vai, alla grande, signor. C'è il postino là che guarda. Mamma mia. Wow, è stato impressionante. Ora è arrivato solo lui. E ora... Finalmente è arrivato il momento, cominciamo l'operazione risveglio. Pensavo che arrivassero anche altri per l'operazione risveglio. Ma noi siamo volati via. Col buco qua. Incredibile, amici. La bomba nucleare! Altro che operazione risveglio, mi sa che qua è operazione morte. Cos'è quella luce? Oh cavolo!
un'esplosione. Vai giù, giù. Vai giù nel bunker, giù. Non sono preparato per questo. O sono io? Gio, vai nel bunker. Vai nel bunker. Infatti. Vai nel bunker, dai, forza. A parte che l'esplosione ci mette 3 anni per arrivare qua. Io tapperei anche qua se fossi in te. Di cavoli. Sa cosa è successo? Rumble of engines. Rumore di motore. Overwhelming speed. Velocità travolgente. This is what everything has led to. Questo è ciò a cui t'ho portato. Crash, ho avuto un incidente aereo, perdita di memoria, surveillance, sorveglianza governativa. Dug myself a second home. Mi sono scavato una seconda casa. Questo poteva fare anche così. E poi ho combattuto, coltivato, esplorato. E ho costruito la mia vita uscita da quella dannata città. Nella mia vita precedente ho lavorato per il regime. In questo ho aiutato alcuni strani sognatori con me a combatterlo. Avanti. Ai nuovi inizi, alla libertà. Lascia aperto. E qua l'esplosione. Lascia aperto un qualcosa di strano. Shit. Cioè, ci possono essere più finali? O ci potrebbe essere un seguito? Non lo so, vediamo qua. Razzo. Wow, produttori. Wow, guardate. Fantastico. Ma possiamo prenderli? Eccolo qua, guardate. La tizia lì è la cacciatrice. Un po' di foto. Andiamo a vedere. La signora lì. Io pensavo di salvare la signora lì. Cioè, che venisse qua. Cioè, si è fatta tutte le cose. Anche il tizio lì della discarica. È vero che avevamo ancora una missioncina da finire, immagino, però velocemente con titoli di coda. Guardate quante persone lavorano per un singolo gioco, beta tester questi, cioè, sono stati lì a giocare, a provare tutte le robe strane. Grazie per aver giocato. Ok, 246, bah, un conteggio in avanti. Razzo che sparisce. Mi sa che ci torniamo al menu iniziale. Penso. No, attenzione. Mica è finita ancora. Magari questo è il continuo. Cioè faranno un Mr. Prepper 2. Lui sta atterrando. Questa qua è la parte di sopra del razzo. Con... ovviamente. Con... paracadute, non mi viene in mente. Sì. Mr. Prepper. È il classico continuo quello. Nel faro. Ve l'ho detto che la... E torniamo a inizio. E allora, per questa puntata è tutto. Allora, amici, vi dico una cosa. Sono andato a leggere un po' la wiki adesso che abbiamo finito il gioco. Durante il gioco ovviamente non ha senso leggerla perché ci perdiamo. Ci spoileriamo le cose. Però alla fine l'ho letta. Dunque, sembrerebbe che ci siano più finali o comunque che possiamo portare più persone in salvo nel bunker, che ci siano più persone. Sembrerebbe questo, però vabbè, ditemelo voi nei commenti. Intanto siamo arrivati all'ultima puntata, quindi iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, lasciate un bel mi piace per questa super serie che abbiamo terminato, la nostra super serie, ce l'abbiamo fatta, eccezionale, probabilmente c'erano altri finali, altre cose da fare, ma alla fine è andata bene così. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, da Amorice tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!